Ciao, benvenuta in un nuovo video. Video un po' particolare, nel senso che non ho mai fatto sul mio canale ed è il video dei promossi bocciati. Non so, mi piaci tu non mi piaci. Ve li farò vedere in abbinato, cioè nel senso, ad esempio, uno shampoo che mi piace, uno shampoo che non mi piace, un balsamo che mi piace, un balsamo che non mi piace. Così, ecco, vi do l'alternativa a ciò che non mi piace. Allora, partiamo subito perché ho un sacco sia di prodotti sia ho delle scarpe. Allora, io direi iniziamo subito dalle scarpe, così almeno ce le togliamo. Allora, ce le ho qui sotto perché non mi pareva il caso di tenerle qui sul letto. Allora, parto subito con le scarpe che sto adorando e sono, aspettate che mi abbasso, e sono queste di Primark. Questi sandalini di Primark che sto usando e strausando. Io questi li ho presi appunto da Primark. Se non erro, gli ho dato 10-12 euro, una cosa del genere. Magari vi lascio qui nel pallino info il video relativo. E ragazzi, credetemi, sono delle pantofole, cioè non mi hanno mai fatto male, ma neanche la prima volta che le ho indossate. Sono veramente delle pantofole comodissime, non mi hanno fatto male né qui dietro né qui davanti, quindi fantastiche. Se le trovate ancora da Primark, io ve le consiglio. Mentre non mi sono piaciute assolutamente un modello simile che sono queste di Zara. Praticamente il modello è la stessa cosa, l'unica cosa è che questa di Zara ha i lacci da legare alla caviglia e queste ragazze mi fanno malissimo qui dietro, mi grattano tutto il tallone, si dice, sì. E mi fanno male anche qui in punta dopo un po' che le metto. E queste le ho pagate, se non erro, o 25 o 21. Per cui dico, cazzarola Zara, mi fai pagare un sacco le scarpe e poi mi fanno pure male. Cioè, parliamone. Quindi queste per me sono bocciate. Poi un altro paio di scarpe che ho pagato una fucilata sono queste della Nike. Sono simili Stan Smith, soltanto della marca Nike, nere, ve le ho fatte vedere sempre nell'haul Primark e le ho pagate scontate, tra l'altro, perché erano scontate una sessantina d'euro, ma ragazze, io non riesco a metterle, cioè qua così mi fanno uscire il sangue. Io non vado in giro con i calzettoni di spugna che mi arrivano sopra la caviglia, uso delle calzettine normali, quelle corte estive, ma mi grattano tantissimo e mi fanno un male allucinante, non riesco a portarle, quindi queste qui della Nike. Poi passiamo ai cosmetici, beauty in generale. Allora, partiamo subito dallo struccaggio. Allora, come prodotti struccaggio io vi faccio vedere due alternative. Allora, le salviettine. Allora, vi faccio vedere queste che tra l'altro sono finite, quindi le vedrete anche nei finiti. Sono queste della marca Ocean, 10 salviettine struccanti, sono in formato pocket perché sono piccoline. Non mi piacciono, non levano niente, dopo un po' che strofinate bruciano e quindi queste non mi piacciono. Mentre che mi piacciono tantissimo sono queste della Omia all'argan. Mi pare che come profumazione, o perlomeno io ho sempre e solo trovato questa, hanno la come si chiama? La chiusura salva freschezza, che però a me mi sa che è difettosa perché non mi si chiude e babette. Quindi queste mi piacciono tantissimo. Non mi bruciano, tolgono bene il trucco, cioè per come mi trucco io me lo tolgono bene, quindi approvate. Poi, sempre rimanendo in tema struccaggio, latti, detergenti o comunque struccanti che non siano salviettine. Allora, promosso a pieni voti questo, che è lo struccante della Omia, sempre all'olio di argan, ed è il latte detergente. Fantastico, non brucia, toglie tutto in pochissimo, persino il mascara. Io ho quello di Sephora, che c'è, ragazze, la morte per toglierlo, e invece me lo toglie senza una piega, quindi fantastico. Come anche mi è piaciuto quello di Provenzale Bio, che però adesso non ho qui. Mentre una ciofeca delle ciofeche è questo, che è lo struccante
olio struccante anti-age all'argan della Sobio Ethic, cioè bocciato. Io non ho usato tanto così perché tanto comunque non ne serve tanto, ma ragazze, cioè, allora, usato come lo consigliano qui dietro, no, anche perché dicono soprattutto sugli occhi di applicarlo con un batuffolo di cotone imbevuto di qualche goccia di olio e poi sciacquare abbondantemente. Assolutamente no. Stessa cosa sul viso, applicare sul viso, massaggiare e sciacquare. Non ti dà indicazioni di usare né un pannetto né niente. Voi lo utilizzate, per cui io cosa faccio? Mi faccio due o tre pushate sulla mano, lo spalmo su tutto il viso, sugli occhi, anzi sugli occhi faccio sulle ciglia questo movimento qui per sciogliere in mascara. All'inizio appunto è olioso, dopodiché quando andate a sciacquarlo l'olio non vi rimane più in faccia, perché è una sorta, vedete, no, di qua, è una sorta di olio gel, quindi non è tanto, cioè all'inizio è unto, dopo no, ma poi quando io vado a sciacquarmi mi ritrovo come un panda, cioè della serie, mi trovo tutto il mascara qui e devo utilizzare comunque un sapone per togliere i residui di... Per togliere i residui di trucco, per cui questo è bocciato. Fatemi sapere voi se l'avete provato, cosa ne pensate, o se sono io che sbaglio nell'utilizzarlo, per cui datemi qualche consiglio. Poi, tema anticellulite, perché siamo in estate, andiamo al mare, cioè abbiamo i ciapet al vento, quindi anticellulite. Io ne ho due da farvi vedere. Allora, sapete che io adoro e straadoro i prodotti della Anthos e io ho questa crema anticellulite ed è fantastica. Cioè, l'odore non è dei migliori perché sa di erbe, però a me l'effetto piace, anzi, ci vuole un po' per stenderla, quindi la massaggiate bene e mi piace, mi piace. Mentre ho voluto comprare anche questo della Phytorelax, questo prodotto qui, ed è olio di argan gel, gel termoattivo trattamento corpo. Allora, dovrebbe riscaldarsi, cioè io metto questa crema ma non si scalda, cioè né si scalda né si raffredda. In teoria dovrebbe appunto scaldarsi. Ma appunto a me non fa nulla, per cui non mi piace, ecco, come crema, una cremina gialla, vedete, tipo bianchiccia, gialliccia, cioè nel senso è più sul giallo che sul bianco, ma appunto non vedo risultati come quelli, come quando utilizzo i prodotti dell'Anthos. Poi, appunto, dato che c'è scritto termoriscaldante, termoattivo trattamento gel. Cioè, io mi aspetto che tu ti scaldi, ma se non ti scaldi già mi girano le balls, quindi questo bocciato. Poi, boccio, sempre della Sobioethic, non mi sono piaciuti i prodotti che ho acquistato. Vi lascio qui il video dove vi faccio vedere i prodotti della Sobioethic. Non ho ancora provato il contorno occhi, però anche questi non mi sono piaciuti. Non mi sono piaciuti perché le profumazioni fanno schifo, cioè nel senso, uno potrebbe dire, vabbè, ma Silvia, ma non li hai sentiti quando sei andata ad acquistarli? A me girano le scatole a annusare, cioè aprire i prodotti e annusarli, nel senso che aprendoli è ovvio che poi, vabbè, con la data di scadenza, se qua sono 6 mesi, ma se tutte le persone lo aprono, annusano, lo aprono, annusano, cioè, boh, mi dà un po' fastidio. Più che altro sono molto chimiche, cioè, essendo prodotti naturali, non mi aspettavo questi odori così chimici. E, ad esempio, questo è all'argan e fiori d'arancia, ma non ha niente di fiori d'arancia. Sembra un repellente anti-zanzare, cioè proprio non mi piacciono gli odori. Dopo non rimangono sul corpo, però, mentre che mi è piaciuto tanto, io qua vi faccio vedere una mini size, ma ho la full size in doccia. Questo che è dell'Equilibria, aloe doccia sole, pelle bronzata 20% di doccia ed è senza SLS e SLS, senza parabeni,
delicatamente profumato senza allergeni con tensioattivi di origine vegetale. Questo qui. E adesso appunto che siamo in estate, questa è una travel size che ho trovato in un giornale e questo mi piace perché comunque anche la profumazione delicata fa bene il suo lavoro, quindi questi. Poi passiamo a gli scrub. Allora, ne ho uno della Benecos che è ridotto piuttosto male. Allora, questo qui della Benecos Body Peeling all'albicocca. Allora, sa tantissimo di albicocca, però sul corpo non scrubba niente, o comunque, anche se è un peeling, è molto 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 delicato. È come passarsi l'acqua fresca, cioè nel senso sulla mia pelle non fa assolutamente nulla, per cui sì, ogni tanto giusto per finirlo, me lo passo, ma non vedo risultati. Mentre uno scrub che mi sta piacendo un sacco è questo della marca Avenida, che io ho preso al Penny Market. Magari anche qui, se mi ricordo, vi lascio il pallino info del video. E questo mi piace tanto, soprattutto per il viso, per il corpo, stessa cosa. Io voglio qualcosa di strong. Sul viso invece mi piace tantissimo, nel senso che è molto delicato, anche perché sul viso non possiamo passarci la carta vetrata. E io lo utilizzo anche con la mia spazzolina Imetec, ne metto un po' per potenziare l'azione, altrimenti con pelle asciutta me ne metto un po' sulla mano e inizio a scrabbare. Non so se si vedono i granellini. Non lo so. Questi qua, però a me appunto questo piace, non mi fa allergia, è delicato, quindi top. Questo promosso. Poi arriviamo al balsamo. Allora, un balsamo che sto adorando, stradorando e mega adorando, che ho scoperto grazie ad Alessia del canale Ale Glitter Blank, è questo balsamo della Omia, balsamo capelli biologico all'aloe vera. Io ho preso questo all'aloe ed è fantastico, ragazzi. Mi lascia i capelli morbidissimi, profumatissimi, mi piace un casino. E io abbino, vi faccio vedere la combo con questo shampoo che adoro dell'Yves Rocher, che è lo shampoo delicatezza per tutti i tipi di capelli, shampoo delicato alla mamelis, senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti, questo qui. E questo, cioè la combo di questi due insieme è top, wow, cioè io noto la differenza quando lavo i capelli con questi due prodotti e quando li lavo con altri prodotti, anche se utilizzo uno dei due prodotti in abbinato con un altro, no, questa qua è la coppia perfetta, forever. Mentre un balsamo che non mi piace è questo, dei Provenzali Bio all'aloe. Allora, puzza. Cioè, ragazze, puzza di cane bagnato, cosa che poi dopo non rimane sui capelli. Te li districa al momento, ma poi anche nei giorni successivi fanno schifo. Quindi questo proprio non mi piace. Partita una goccia d'acqua, non mi è proprio piaciuto. Come non mi è piaciuto, allora vi ho fatto vedere lo shampoo che adoro e stradoro, mentre non mi è piaciuto questo della stessa linea del balsamo dei Provenzali Bio all'aloe. Allora, a parte il fatto, no, questo puzza di meno, cioè il balsamo puzza proprio di cane bagnato, questo no, è quasi neutro, però questo mi fa venire la forfara, o nel senso mi secca la cute e io mi ritrovo qua così tutta la forfora, per cui no. E questo mi sa che lo darò a Stefano da provare, vediamo se lui si trova bene oppure lo utilizzerò per lavare i pennelli. Come non mi è piaciuto questo dei Provenzali shampoo per i capelli grassi, perché voi dovete sapere che i miei capelli vanno in base alle stagioni, cioè il cambio stagione iniziano a ingrassarsi come anche la pelle e bla bla bla. Questo anche lui non contiene SLS slash parabeni. Però ragazze, allora, a parte che sa di svelto, quello per lavare i piatti, ed ha la stessa efficacia dello svelto, cioè nella serie, come fanno nella pubblicità quando hanno lavato i piatti, sgrassa talmente tanto, anche diluito, che i miei capelli, cioè,
rimangono lì così, la cute è talmente sgrassa che si restringe tutto e quindi non mi piace. Questo lo sto utilizzando per lavare i pennelli, anche perché portarlo a Stefano mi si è rotto, per cui non ho più il tappino e non saprei, magari lo travaso e lo do a lui, poverino, è la mia cavia personale, Stefano, però tanto lui non guarda questo video e non lo saprà mai. E niente ragazze, io con questo ho finito. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se è un video che vi può interessare, magari non tutti i mesi, ma quando accumulo un po' di prodotti ve li faccio vedere i miei preferiti e i non. Fatemi sapere quali sono i vostri. Io vi saluto e vi ringrazio per la visione e vi do un bacione. Ciao!